Buon lunedì amici, stamattina ho fatto call e oggi pomeriggio ho fatto call. Ho imparato qualcosa dalla scorsa settimana? Assolutamente no. In realtà giusto lunedì è normale che io riempia la giornata di call, perché lunedì è la giornata delle call. Si fa lo stand up con tutta l'agenzia per vedere come stanno andando i progetti. Faccio le call specifiche per le aree in cui sono ancora responsabile, come la parte di management dei creator, che sta andando bene devo dire, e la parte di media che è ancora piccolina, ma stiamo cercando di far nascere qualche nuovo progetto editoriale dentro Flatmates. Tra l'altro in realtà già Flatmates prova a fare qualche contenuto sul canale YouTube di Flatmates. È uscita la puntata di Fuori Brief con Riccardo Haupt. Se avete visto Imbucato in Will, nell'intervista solo a lui parliamo del suo percorso e di un sacco di altre cose, quindi guardatela. E in tutto ciò qua in ufficio ho ordinato due purificatori d'aria, perché Milano, come sappiamo, è una delle città più inquinate al mondo, anche per questioni morfologiche. Questo da un sacco di anni, in realtà negli ultimi 10 anni sta migliorando la situazione. A me piace correre. Tutte queste notizie sullo smog mi hanno ricordato che io ogni volta che vado a correre mi intossico, per cui almeno per quando sono in ufficio a casa ho ordinato due purificatori d'aria di ultima generazione consigliati da mio fratello. Veramente perfetti. Uno dovrei portarlo a casa, dovrei scartarli, oggi non c'ho tempo, facciamo un altro giorno. Buon martedì ragazzi. Oggi sono stato tutta quanta la mattina da Bending Spoons, che ha cambiato uffici e per questo mi ha invitato a fare un altro video. Ho colto l'occasione per fare appunto un video episodio 2, dato che la scorsa volta con Luca Ferrari ho avuto solamente un'oretta per intervistarlo, ma comunque il video è andato una bomba. E quindi mi sono preso un'altra oretta per intervistarlo. E in più ho intervistato anche il suo socio, uno dei cofondatori, cioè Matteo Danieli. Molto ispirante, molto simpatico anche lui. E poi ho fatto il tour degli uffici nuovi, che sono grandi il doppio, il triplo, non lo so. Ogni volta che faccio questi video in bucato down nella vita di mio cervello esplode. Quindi, anche se sono solamente le 2 del pomeriggio, mi devo prendere un momento per staccare, perché devo prendere appunti sulla vita. Ogni parlare con delle persone che hanno un'azienda da 2 miliardi e mezzo e hanno 30 anni, il loro patrimonio probabilmente si aggira intorno alle centinaia di milioni di euro, ti mette in discussione. Il mio piano è già segnato, ma io ricordarselo, ecco. Va bene, ora mi aspettano un paio di call e, come mi dicevo scorsa settimana, dalle 5 e mezza in poi questa cosa verde tutta concentrazione, quindi non risponderò più a WhatsApp, non più alle mail, per un momento per me stesso. In realtà poi devo fare dei lavori per Toolmastery, però almeno li faccio concentrato. Oggi è venuto Yaki in ufficio. Sì. Ti hai contribuito per il mio vlog anche, tutto. Anche questa settimana. Però questa volta non ho né la copertina né il content. No, oggi sei un personaggio secondario di questo vlog. Buon mercoledì amici, oggi sono un po' stressato. Ho passato tutta la mattinata felice da Salvatore Ranzulla. In realtà è stata una figata, ho registrato un video con lui a tema salute e benessere, tutto l'aspetto diciamo non lavorativo. Lui è un pazzo, in senso positivo, e non vedo l'ora di far uscire il video. Dopodiché sono scappato a pranzare e sono scappato a girare un podcast con Voice. Io non faccio filmare le liberatorie. Questa mia liberatoria. Potete tutti denunciarmi. In collaborazione tra YouTube e il Parlamento Europeo, per cui andrò anche a Roma a fare un evento. Ultimamente sono diviso tra le istituzioni, sono una marionetta dei poteri forti. Andrò addirittura a Roma, faccio lo spoiler, forse alla Presidenza della Repubblica. Ne sono quasi certo di questo, lo vedremo nei prossimi video. Ma oggi sono un po' stressato, ci sono stati un po' di inconvenienti oggi. Tendenzialmente cose dell'ultimo momento, revisioni su dei video, cose che devo registrare che si sono accumulate. E sono le 7, io oggi dovrei fare ancora una valanga di cose che non riuscirò a fare. Non so bene come risolvere questo problema, se non che devo rallentare tutto e mi dispiace, ma va bene così. Buonanotte. Quindi è arrivato il paccone con un sacco di cose di umami e stasera mangiamo umami. Sugo e ragù vegetale. Buon giovedì amici. Stamattina colazione con umami, un paio di tiramisù e un paio di riunioni interne. È già mezzogiorno e un quarto e devo andare a riportare lo smoking, che è passata una settimana. Michele, pensi di essere a casa tua? C'è gente che fa robe peggiori qua. Che fate stamattina? Montiamo il set di Ingiocabile. Un podcast che state facendo? Sì, la seconda stagione. Il podcast meno richiesto. Il podcast meno richiesto. Mi piace anche lei. La tua community. Abito restituito, adesso dritto in palestra. Allenato. Oggi devo dire una giornata molto rilassata, come spesso sono le giornate quando le interrompo con la palestra. È venuto a trovarci Luca Giardinetto, il nostro animatore che ci ha portato i Maritozzi, e con lui stiamo valutando un po' su come migliorare anche i miei video, sai, le animazioni che compaiono. Vogliamo metterci ancora di più gli steroidi. Ho fatto altre riunioni, so che avevo detto che avrei fatto meno riunioni, però mi sono messo ad analizzare le riunioni che faccio e tante sono importanti. La verità è che comunque mi lavoro a un mestiere anche molto umano in questo momento, tessere relazioni, chiudere accordi che si fanno dal vivo, per come sono fatto io. Mi piacerebbe che le cose si potessero fare solo con 2 righe su WhatsApp o per mail, ma non è così. Comunque oggi ho lavorato, ho fatto tutto quello che dovevo fare, anche ieri, sono contento, ma sono in ritardo. Sono le 8 e dovrei stare a casa da mezz'ora. Guardate chi è venuto a trovarmi in ufficio. Jaser, che ormai è un vloggatore professionista del vlog della settimana. Sì, ormai è il mio pane quotidiano. Mi fa piacere che anche tu sei entrato in questo mondo dei vlog settimanali. Esatto. Infatti adesso c'ho un pranzo, così mi spiega come fa e questi vlog subiranno un miglioramento estremo. Facciamo così, io ti do consigli sul vlog e tu mi dai consigli imprenditoriali. Allora, il mio Iro, format Iro, è sempre Si Può Fare. Esatto. Il lavoro con The Show, Vita Nova, il canale in abbonamento, quelle cose lì. Poi ho il mio canale personale dove racconto la mia vita, quindi vlog settimanali, e
mi sono lanciato in questo progetto. Ho creato un'app, si chiama Where is the Toilet. Serve per trovare e recensire bagni. Quindi mi faccio anche spot così, no? Non potete venire qua, è privato questo bagno. No, è solo per bagni pubblici. Sono divisi tra gratuiti, pagamento e consumazione. In questa prima parte dell'anno sto scrivendo e organizzando alcuni nuovi format a tema imprenditoria che farò più in là appena è tutto organizzato. Uno di questi, che è un po' difficile da fare per cui non l'ho ancora fatto ma vorrei sicuramente organizzare, è un format dove provo a creare dei business da zero. Chiaramente è difficile, è impossibile, per fare un business ci vogliono mesi, anni, full time, invece io voglio farlo in una settimana o in un giorno per un video di YouTube. Chiaramente quindi creando cose rudimentali ma veloci, pratiche ed efficaci, per vedere un po' come si fa, tutti quanti gli elementi da prendere in considerazione. E mentre sto organizzando questo format mi sto mettendo d'accordo con un partner che si chiama Hostinger. Come me lo sto facendo? Perché ogni impresa e ogni business ha bisogno di un sito web, ogni creator ha bisogno di un sito web. Io sono una pippa, non ho mai saputo programmare, non ho mai fatto sito web in vita mia, e ogni volta che ho un'idea, uno dei punti diciamo più dolorosi è proprio la parte di sito. Problema che ho affrontato in mille maniere diverse quando ho fatto il mio sito, quando ho fatto il mio videocorso, eccetera eccetera. Per cui per questa volta, quando organizzerò il video Creo un business da zero, vorrei farlo con Hostinger. Questo è il mio account che ho appena fatto. Fondamentalmente quando hai un sito web cosa ti serve? Ti serve un dominio, cioè www.marcioloscani.com. Ti serve un host che ospiti questo dominio praticamente, e poi ti serve il sito web vero e proprio, cioè le cose da cliccare, da fare. Tutte queste cose le puoi fare su Hostinger. Per esempio, qua clicco su ottieni un nuovo dominio e voglio, che ne so, creare un sito per il mio progetto Borghi. Lo chiamo Borghi, vediamo cosa mi trova. Borghi.io, carino. Borghi.live, Borghi.tech, questo è il dominio per questo, per un anno. In realtà il primo dominio è gratuito, io ne ho già presi un paio qua. Perfetto, sta registrando il dominio. Alla grande, creiamo il sito web. Basta che clicco qua, collega il tuo sito web al tuo piano di hosting. Vai a utilizzare il web builder di Hostinger, che è molto semplice, drag and drop, senza dover programmare niente. Appunto, utilizzerò borghi.tech. Ok, qua mi dice inizia a creare il tuo sito web. Il nome si chiamerà Progetto Borghi, per ora, poi capiremo. Tipo di sito web, direi per ora semplicemente una landing page. Descrizione del sito web, creiamo il sito. Adesso lui ci sta pensando e con l'AI mi abbozzerà un sito. L'ho già testato, non verrà perfetto, ma sarà un'ottima base da cui partire. Ok, eccolo qua. Questa è la versione web, questo è la versione mobile. Chiaramente adesso cosa vado a fare? Io vado a modificare il sito. Qua mi dà dei consigli su cosa posso fare, tipo modificare il testo dell'intestazione, aggiornare le immagini, ma io ovviamente lo vado a fare. Dopodiché, in un buon pomeriggio, sostituendo tutti i dati con i dati giusti, mettendo le immagini giuste e rimettendo le cose che ci servono in maniera, diciamo, come piace a noi, praticamente abbiamo un sito presentabile in una giornata o poco meno. E ovviamente se volete il 10% di sconto basta andare al link in descrizione, e in fase di pagamento potete mettere il codice Marcello Ascani. E soprattutto scrivetemi se volete un video dedicato al creare un business alla Z in un giorno, in una settimana, vedo cosa posso inventarmi. Un format che secondo me potrebbe spaccare. Questo venerdì termina. Non ho fatto un cavolo, cioè ho fatto un po' di incontri rilassati, dicendo dai, poi il pomeriggio spingo, lavoro come un matto. Invece il pomeriggio mi sono distratto. Oggi ho passato 1:35 su Instagram, e se vado a controllare lo storico, anche gli scorsi giorni ho passato 1:30 in media al giorno su Instagram. Molto molto male, perché lo posso distrarmi a guardare Reels. Pessimo. È un problema serio in realtà, è una cosa veramente seria. Ho levato TikTok perché posso farne a meno. Mi sa che leverò anche Instagram, e per pubblicare farò fare a qualcun altro, almeno per un periodo, poi magari me lo rimetto. Buon sabato amici, oggi ovviamente sono solo in ufficio. Ieri ho mangiato al ristorante fuori, si chiama Mibio, molto molto buono. Stamattina mi sono allenato, sono contento, e la giornata di oggi è tutta per me senza distrazioni. Vi devo dire la verità, ero tentato di bloccare questi vlog perché ovviamente hanno numeri più bassi rispetto ai video normali, perché sono video con contenuto molto meno catchy per il pubblico pop. Però poi mi sono detto no, io voglio fare i vlog. Mi piace questa cosa che il mio canale quest'anno viaggia su due binari paralleli. Il giovedì vlog per la mia community, che ovviamente non vedrà nessun altro al di fuori, e la domenica video che spacca, in bocca totale, interviste, gli spiegoni. Per far andare meglio il canale io devo spingere su questi video della domenica, trasformandoli in video sempre più fighi. I vlog invece li utilizzo per raccontare il mio percorso da imprenditore, che è fondamentale. Quindi al posto di levare vlog devo pensare in che modo in questi vlog posso raccontare meglio il mio percorso da imprenditore. E ragionando a ciò mi sono detto, cavolo, io questa settimana ho solo raccontato quello che facevo senza spiegare effettivamente in che modo impattasse sulla mia vita. Nel senso, oggi ho fatto X call, ma chi se ne frega? Cosa è successo oggi? Cosa mi sono portato a casa? Purtroppo le cose di Flatmates in sé per sé non ve le posso raccontare così nel dettaglio come vi racconto le cose mie, perché Flatmates non è solo mia e sono un po' scaramantico su quelle cose. Oggi invece devo fare tendenzialmente tre grandi cose. Uno, scrivere il voice over, tendenzialmente rivedere il premontato del video di Ranzulla, vedere il premontato del video di Benny Spoons, e per entrambi scrivere il voice over, fare la narrazione. Quando faccio i miei video c'è sempre un momento in cui registro, specialmente in questi video intervista, riascolto tutto, capisco cosa levare, cosa tenere, che narrazione fare, e faccio tutte le parti di intermezzo. Oggi è questo giorno, non so se riesco a fare le parti di intermezzo, ma voglio quantomeno scriverle. E poi una riunione con Tevez, che con cui mi vedo ogni sabato, e mi sta aiutando con l'amministrazione, è una svolta per un'amministrazione, ma mi
aiuterà anche a portare avanti il grande piano. Ora pranzo e vi spiego cos'è il mio grande piano, perché ogni volta lo dico sembra che chissà che devo fare, devo conquistare il mondo. In realtà è molto semplice, molto stupido, ma fa fatto. Per pranzo vi metto le schiscette di umami. Come sapete, io quest'anno devo tornare in forma e piano piano, al posto di mangiare fuori, sto iniziando a utilizzare le schiscette, anche perché hanno i macronutrienti scritti qua, le calorie e tutto, quindi più o meno al posto di mangiare fuori ogni volta che non so che cosa sto facendo, medio. Tipo le polpette e le lenticchie al sugo hanno ben 14 grammi di proteine questa porzione, e quest'altra 19, e in tutto mi mangio 900 calorie che mi bastano per tutta la giornata. Di solito uno mangia solo un pasto o l'altro, ma a me uno non mi basta, quindi me ne mangio due. Ci si ripete a cena. Ah, non ho fatto colazione ovviamente. Intermittent fasting. Allora ve lo dico, io sarei bravissimo a contare le calorie e i macronutrienti, sarei estremamente, perché sono ossessivo, lo sapete, ma non lo farò perché il prezzo da pagare è troppo alto, cioè quello di poi io so che mi ossessionerei sul ragionare a quello che mangio eccetera eccetera. Voglio riuscire ad avere risultati senza pensarci troppo, quindi dato che sono estremamente inefficiente con l'alimentazione, ora implemento le cose estremamente brutte che faccio. Se poi non funzionano vado oltre, però secondo me funzioneranno, tipo appunto non mangiare fuori ogni singolo giorno come ho fatto lo scorso anno. Mentre le lasagne vanno, vi racconto il grande piano, che è molto semplice. Ovviamente dividiamo le cose tra la Marcello Ascani SRL e Flatmates. Con la Marcello Ascani SRL l'obiettivo è uno: diventare il creator numero uno in ambito imprenditoria, per ora in Italia, ma se le cose vanno bene, il prima possibile voglio andare anche internazionale. In questi puntini è pieno di step importanti: migliorare i processi, fare più contenuti e un sacco di altre cose, di tipo più tattico, i contenuti brevi e mille altre cose. Chiaramente questa cosa si fa gioco con Flatmates, perché se mi piace l'imprenditoria e parlo, chiaramente devo anche essere un imprenditore, e Flatmates quindi un altro obiettivo, cioè diventare l'agenzia numero uno nel mondo dei creator, nella creator economy, sempre in Italia per ora. E anche per fare questo ci sono tanti passaggi, tipo noi siamo divisi in delle aree importantissime: l'area agency che aiuta i brand, quante volte ve l'ho detto, il management che si chiama factory, ma anche la produzione di nostri progetti editoriali, e anche qua tutto un altro paio di maniche. Per fare tutte queste cose, come vi ho detto anche negli scorsi vlog, da una parte c'è il mantenimento, quindi stare dietro ai progetti e alle urgenze, risolvere i problemi col team, aggiustare le cose che non funzionano, ma dall'altra parte c'è appunto il grande piano, cioè implementare tutte le cose nuove che serve, che non è altro che una serie lunga, lunghissima, infinita di piccoli task. Le lasagne hanno fatto nel frattempo. Mettiamo le polpette. Il pomodoro che sono un po' perso per strada. Immaginiamo che per i miei contenuti i prossimi passi del grande piano sono: rivedere i processi del canale, che adesso sono che io giro il video, il montatore lo monta, io lo rivedo, il montatore lo rimonta, io lo rivedo, finché non è perfetto. Ma questa cosa mi impiega un sacco di tempo. In che modo puoi impiegare meno tempo? Beh, mettendo a processo tutte quelle cose che magari non ho specificato e formando i miei montatori per riuscire ad arrivare sempre di più fino a fare un prodotto finito. Dopodiché, per esempio, devo attivare i miei altri canali: Instagram, Facebook, TikTok. Faccio solo YouTube. Liberando il mio tempo da questa parte, posso dedicarlo anche di qua per fare contenuti originale, come contenuti brevi in verticale. Rispettino sempre la mia missione di parlare di imprenditoria. Ovviamente la chiave per tutto questo è continuare ad espandere il team e strutturarlo. Però come al solito inizialmente è sempre un investimento e solo dopo vedi i risultati. Quindi devi sempre liberare il tuo tempo da dedicare a questa parte. Altrimenti non lo farò mai. Come rituale a fine vlog vorrei fare un po' il check delle abitudini. Una volta io tenevo traccia di tantissime abitudini: l'alimentazione, stretching, la meditazione. Cosa ho imparato? Too much, perché poi infatti ho smesso. Ho rifatto la bit tracker da zero perché non l'utilizzavo. Mi vergogno perché ho passato 2 ore a cercare qual era il metodo migliore per fare una bit tracker sensato e non l'ho trovato. Ho perso tempo. Però la soluzione al momento è questa: ho deciso di segnare le abitudini settimanalmente, perché giornalmente non mi va, è una stupidaggine, e lo faccio proprio in questo momento del vlog. Per esempio adesso io so che questa settimana, che inizia alle lunedì e finirà domani, sono allenato 2 volte su 4, che è il mio obiettivo. Quindi qua vediamo che l'anello è completo al 50%. Ho mangiato bene 3 giorni su 7 e sono andato avanti con il grande piano 3 giorni su 7. Come controllo questa roba? Oggi, per esempio, se fosse domenica, tipo io domani immagino che correrò, perché devo fare 2 corse e 2 allenamenti, in tutto 4 allenamenti. Facciamo finta che io abbia già corso, mettiamo 3 corse, l'obiettivo è 4 e la formuletta mi fa lo status: ho corso 3 volte su 4. Così poi quando si popolano le varie settimane vediamo com'è andato tutto l'anno. Saranno 50 righe, cioè un po' di meno perché 2 mesi li ho skippati. In realtà io volevo questa visione a galleria, questa è la visione a table, questa galleria, ma non mi mette i nomi delle varie abitudini qua e quindi non voglio perdere altro tempo. Ok, è terminato questo sabato, è decisamente tardi, sono le 9, sto per andare a cena fuori, ma ho creato la pagina status obiettivi, così ogni mese, direi, non ogni vlog della settimana perché mi sembra esagerato, però ogni mese vediamo come siamo messi. Ho creato una barra di progresso dell'anno, siamo al giorno 69 su tutto l'anno, cioè il 19% dell'anno è passato, un quinto dell'anno già passato, e lo metto in relazione col resto, quindi ad oggi quanto ho fatturato. Ho appena visto su fattura in cloud, ho fatturato 100.000 euro, per cui il 10% del totale. Che poi in realtà ho già terminato vari progetti che devo ancora fatturare, per cui in realtà paradossalmente sono più avanti. Il grosso l'ho fatturato, lo farò nella prima metà dell'anno, secondo me. Di un master deve fatturare 200.000 euro e ne ha fatturati 21.000, quindi il 10%. Devo fare 200.000 iscritti nuovi, eccetera eccetera. Magari il prossimo mese vediamo un po' come siamo messi con gli obiettivi, e nel frattempo capisco come scriverle in maniera più ordinata e se includere quelli di Flatmates e capire come. L'ho fatti un po' a caso, poi li rivedo nei prossimi giorni. Il prossimo mese, a inizio aprile, facciamo il check up dell'anno. Sì, sapete anche come ne sono
messo sul grande piano e ve li spiego uno per uno. Oggi non c'è tempo. Oggi Franz mi ha portato all'osteria Yamamoto. Gastronomia. Alla gastronomia Yamamoto. Un ristorante giapponese veramente vero. Come nell'isola del Giappone. Allora. Ne parlano tutti. E poi la sera porto Nina e mi ascolto un podcast che si chiama My First Million. È molto carino. Nome da fuffaguru, ma in realtà figo.